Io ho cercato di fare il mio meglio, oh, ragazzi. Comunque, io vi dico una cosa, io più lo facevo più mi innamoravo. Allora vuol dire che deve essere una cosa bella. E più la parola, più la parola al sindaco, vorrei leggere due miei scritti che ci tengo a leggere. Ho preparato qua, allora, uno riguarda il giardino del parco, allora ho pensato questo, e il titolo è Dono. Tu che sei nella ricchezza di tuo giardino, guardati intorno e cogli il fiore dai petali dell'amore del cuore e donali a chi ha bisogno, con tanto amore nella gioia del canto della primavera, in ricordi fragranti e svaniti nel tempo che passa nel futuro e presente dell'orologio che candisce le ore eterne. Questa è la mia poesia. Voi, io penso che i giovani lo capiranno questo, il pensiero di Femo. Ci hanno fatto anche un CD di scaldabagno. Allora, anche questo. Io non chiedo niente, non voglio niente. Lasciatemi l'aria per respirare, lasciatemi lo spazio, il verde per girare. Lasciatemi il pensiero per pensare, non chiedo niente, non voglio niente, ciò che voglio è capire il mio pensiero, il pensiero di Femo. Grazie. No, io volevo ringraziare Femo perché, come ha detto lui, questo monumento che vuole regalare, quindi la parola è chiara, regalare, a parte qualche caffè che gli abbiamo offerto, ma Femo ha offerto quest'opera al suo paese. Io lo ringrazio a nome del Comune e credo anche a nome vostro. Grazie Femo. Spero che c'è chi c'è la critica lo dica subito, così ora mi toccherà spiegare. Questa è la soggetta che abbiamo chiamato la soggetta di vita, perché l'acqua è una cosa preziosa, se non c'è acqua non c'è vita, è la soggetta di vita. Infatti io con questo ho voluto rappresentare il rubinetto, il mio mestiere idraulico, cioè ci deve stare per forza, è che mi viene quella goccia d'acqua di cristallo, a due, cioè, a due bagna di miliardi di colori, di vita e di forme e prende vita. Io spero che, meglio di questo, io spero che sono stato chiaro, mi hanno fatto i fiori, hanno fatto questo qui, mi hanno aiutato qua un pochino, e c'è stata anche la collaborazione dei bimbi, che sono molto rimasti contentissimi, e qui, come avete visto, è una panca, io penso che questa panca servirà a sedersi, a riposarsi, e altre cose, no? Sì, vedi, bello, tranquillo, vedi, distante, è un po' più persone. Sì. Io penso che, comunque, io aspetto le critiche, perché ho sentito dire, ma chi è quel bagaglio? Poi ho sentito altre cose, ma chi è quel... non lo voglio dire, perché sono i bimbi. Io sono qui per... se c'è da dire qualcosa, ditelo, eh?